coloro che hanno avuto la pazienza e la forza anche fisica di rimanere, benvenuti. E per me veramente... Se ci accomodiamo, scusi un attimo, sì. Cioè, in modo che siamo tutti seduti, chiudiamo la porta in modo che non ci sia via vai di gente, grazie. Grazie. Che succede? La luce? Troppo alta? Ah, per le slide, certo. Possiamo abbassare un po' le luci, che sennò le slide non si riescono in nessun modo a visualizzare? Possiamo? Perfetto, molto meglio, no? Sì. Però non vi addormentate. No. Mi raccomando. Questa è una bella sfida. Dipende tutto da lei, guardi. Io non sono in grado di superare questa sfida. Allora, in verità mi sembra di essere tra amici, non conosco tutti, ma credo, ed è questa la considerazione principale che vorrei fare, che siamo una comunità. Parlo al plurale, mi sento tra di voi, e il mio auspicio è che questa comunità possa assumere una sua forza identitaria. E vi confesso un mio aneddoto personale. Io spesso ho momenti di disagio nell'affrontare questa materia, sballottato un po' da alcune incertezze legislative, normative e una sostanziale indifferenza imprenditoriale. Quindi attraverso questo transfer psicologico che faccio a voi, ho momenti in cui mi chiedo ma il credo in questi valori, il credo in questi principi ne vale la pena, o è effettivamente una crescita sociale in cui qualcuno crede? E il fatto di vedervi qui così numerosi mi dà conforto, e quindi penso che la differenza, la distanza che ci può essere tra il mondo legislativo e il mondo imprenditoriale, entrambi posizionati su posizioni, su interventi che a volte lasciano un po' sconcertati, questo vuoto potrebbe bene essere riempito da questa comunità. Una comunità, oggi stamattina si diceva, che potrebbe essere un valido interlocutore proprio per quella famosa valutazione d'impatto che le norme, i nuovi regolamenti, le nuove disposizioni che devono essere introdotte sarebbe giusto che venisse fatto. Cioè come una determinata norma può avere... può fare presa o che tipo di impatto può generare nella collettività. Bene, noi oggi parleremo di un argomento molto specifico, mi è stato assegnato quello della sanità. Io vorrei attraverso questi tre elementi, questi tre profili della sanità, cercare di dimostrare una cosa sola. Cioè se io riuscissi in qualche modo a introdurvi un dubbio in termini di elaborazione concettuale di questo mio obiettivo, sarei molto soddisfatto. Cioè il mio obiettivo è quello di dimostrare che la protezione dei dati è uno strumento di salvaguardia della salute del sistema sanitario e del paziente. Quindi il punto fondamentale è proprio che la protezione dei dati costituisce una piattaforma di riferimento. E un altro aspetto che vorrei introdurre, poi passiamo subito al vivo del discorso, è quello che in effetti noi scontiamo con questo discorso privacy, un handicap iniziale, nel senso che privacy significa privatezza, privatezza significa esclusione, e nel mondo della società dell'informazione, dove vi è una sovraesposizione individuale, c'è un contrasto che a mio parere è insanabile. Quindi se sentiamo dire Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, da qualche anno a questa parte che la privacy è morta, se lui intende, come diceva il vicepresidente del Garante, che quel tipo di privacy, quella che veniva dal diritto di essere lasciati soli, è probabile che bisogna essere d'accordo con questo. Mentre invece se andiamo a considerare, ed è quello su cui io mi soffermerò, che quello di cui stiamo parlando è una disciplina di regolamentazione di un prodotto, e questo prodotto si chiama informazione,
che è il prodotto base di questa società, così come nel settore alimentare la disciplina degli ingredienti è una disciplina fondamentale perché il settore industriale possa andare in gli handicap me li avete messi proprio tutti per vedere se la mia salute mentale potrebbe essere ancora in equilibrio. Va bene, e quindi quello che mi preme dire è che probabilmente forse nei prossimi anni, e qui lascio la considerazione a Nicola Bernardi, forse anziché Privacy Day dovremmo incominciare a parlare di tutela dei dati, semmai evitando qualche cacofonia. Ebbene, allora, grazie. E allora, una considerazione, la prima considerazione è che per esempio questa disciplina non è una disciplina di prescrizioni assolute e quindi è una qualche cosa che si basa su la ricerca di un equilibrio. E si sa bene che questa missione è una missione impossibile, perché non darà mai soddisfazione, non troverà mai una platea totalmente soddisfatta. L'equilibrio è un altro modo di dire un compromesso e quindi ci saranno sempre degli scontenti. Ed è per questo che questa comunità ha le sue difficoltà nell'operare sul mercato. E come vedete, nell'ambito della sanità addirittura è la Costituzione a indicarci che c'è un crocevia di valori contrapposti. Quindi vi è una salute individuale, ma vi è anche una salute pubblica. Vi è una possibilità di una volontarietà del trattamento sanitario e quindi una manifestazione, un ruolo significativo del consenso per il trattamento sanitario, cosa che non c'è in altri settori particolari. E questo è oltretutto anche il libero esercizio dell'attività economica, se lo si vede in una logica di impresa farmaceutica, vedremo che questo incontra particolari limiti perché nella creazione e nella erogazione dei farmaci questa attività è particolarmente regolamentata proprio a tutela della salute pubblica e individuale. Quindi, come vedete, il discorso è abbastanza complesso e dal punto di vista di questa confluenza di valori mi interessa dire che ci troviamo in una di quelle situazioni in cui il consenso fa la differenza. Perché lo dico? Perché io sono un fautore, sto portando avanti una mia posizione personale a Bruxelles, in cui ritengo che sia venuto il momento di farla finita con il consenso privacy. Lo dico in questo consesso perché so che il discorso è abbastanza rivoluzionario, ma credo che bisogna finalmente affrontare questa situazione ritenendo che c'è un flusso di informazioni normali, regolari, i cosiddetti dati comuni, il cui flusso non può essere condizionato dal veto di un singolo soggetto. Perché questo? No, non perché io mi sia impazzito o sia un lacché delle imprese, ma perché ritengo che l'approccio legislativo in questo senso sia un approccio simulatorio. Cioè vale a dire che si ritiene di aver dato tutela al cittadino e al consumatore facendogli firmare qualche cosa. Sappiamo benissimo, e questo è semplicemente un irritante, che il cittadino non ha gli strumenti, le capacità per poter valutare qual è il grado di esposizione che può avere, in cui può trovarsi nell'utilizzo dei propri dati personali da colui che glieli richiede e quindi tendenzialmente portato a firmare qualunque cosa perché se vuole avere quell'opportunità o quel servizio deve necessariamente farlo. E quindi io ritengo che nella società dell'informazione, dove peraltro le transazioni sono di particolare velocità, e immaginatevi se uno di noi ha la possibilità di fare una valutazione in un secondo, in 30 secondi o persino un minuto, oppure nel mondo online, se tutto questo sia effettivamente una forma di tutela. Sapendo, e mi si dice a livello critico, che il consenso è solo uno dei requisiti di legittimità, ma certamente quello principale, tant'è vero che le imprese cercano di conseguire il consenso proprio per una legittimazione. Perché lo dico oggi? Beh, lo dico oggi perché fino alla proposta di regolamento
comunitario, poi oggi ne parleremo, in effetti, anche se abbiamo cercato di dirlo più volte che la disciplina sulla tutela dei dati era una disciplina sistematica, non era una disciplina da adempimenti, ti informo qui, firma qui, faccio la notificazione, cosa che volgarizzava il senso della norma, ma era una disciplina sistematica in cui c'era bisogno di un approccio organico, cioè un approccio da modello organizzativo di un'impresa che deve controllare la gestione dei propri flussi informativi. Ecco, questo, di questo disegno normativo lo si vede nel regolamento. E allora in questa circostanza noi abbiamo la possibilità di spostare l'asse della legittimità dallo pseudo consenso dell'interessato al invece un complesso organico di norme, di regolamenti, di procedure imposte dal legislatore. È l'impresa che deve garantire le tutele, non l'interessato. Ed è questa la grande differenza culturale che deve prendere piede. Ma è vero sempre questo, perché Imperiano me lo dice in questa occasione in cui parla della sanità. Perché a mio parere, proprio perché la normativa sulla tutela dei dati è una normativa fogliare, una normativa a più livelli, non è sempre vero questo. Un caso di eccezione c'è dato proprio dalla tutela della salute. Nella tutela della salute, se considerate, si verificano delle situazioni in cui il consenso può svolgere esattamente il suo ruolo. Perché il paziente è a diretto contatto con un'intermediazione diretta con un professionista esperto, che è il professionista sanitario, sia esso il medico curante o un altro professionista sanitario, che gli dà la possibilità, attraverso una transazione diretta e non remota, gli dà la possibilità e anzi è tenuto a farlo in base alla legislazione sanitaria, a informarlo su quanto comporterà la sua cura e quindi attraverso il consenso sanitario, e a questo aggiungerà anche il consenso per il trattamento delle informazioni che sono il presupposto del trattamento sanitario. E quindi il consenso in questa circostanza, e ribadisco in questa circostanza, è effettivo risultato di una autodeterminazione informativa, ma certamente non lo è quando, andando in un negozio o andando, talvolta succede ancora, in un albergo, alle 8 di sera, prima di prendere la camera, mi si dice firmi qui per la privacy. E questo è certamente una situazione di rigetto dove lo stesso cittadino tutelato è il primo a non volere la tutela. Ebbene, veniamo a noi. In che cosa, su cosa mi vorrei fermare in questi, credo, 5 minuti? Bene. Sulla salute. Bene, come vedete la salute può essere verificata sotto diversi profili ed è questo comporta la difficoltà di una regolamentazione. Considerate che la tutela del dato è una piattaforma che è sottostante questi profili, quindi c'è il profilo della ricerca, del miglioramento delle cure, il contenimento della spesa sociale. E io ne passerò brevemente alcuni di questi, mi scuso per l'affollamento della diapositiva, ma insomma poi spero che sul cartaceo sia più chiaro. Come vedete, il miglioramento della cura è affidato sostanzialmente alla tecnologia, cioè alla cosiddetta sanità elettronica, e qui si discute molto sulla possibilità della filiera dell'intervento sanitario, come la tecnologia può coprire questa filiera, che va dall'informazione al monitoraggio sanitario e infine all'autodiagnosi e all'autocura. Bene, mentre noi siamo abbastanza presenti con l'evoluzione anche italiana, nazionale, sulla prima parte dell'informazione, con la creazione del fascicolo sanitario elettronico, in cui il garante si è pronunciato con un'interessante linea guida del 2009, poco ancora facciamo sul monitoraggio. Vi sono alcuni sistemi come i braccialetti elettronici che consentono con poca spesa di avere il monitoraggio della temperatura, dei battiti cardiaci e così via, e adesso sempre più vi sono delle app e dei sensori che sono applicati, cercano di applicare il web alla salute, ma certamente i punti di maggiore ritardo sono l'autocura e l'autodiagnosi. Bene.
come vedete vi sono anche delle stime del risparmio, e questo è un fatto molto importante, e arrivo alla seconda considerazione, cioè il contenimento della spesa sociale. Si dice, ed è vero, che la spesa in salute sia la maggiore voce del debito nazionale, però è anche vero che non si può fare un contenimento di spesa con dei tagli indiscriminati senza intaccare la qualità del nostro sistema sanitario. Allora, come si risolve questo problema? Il problema si risolve con l'innovazione. E l'innovazione è data dalla tecnologia, ma la tecnologia espone indubbiamente a dei problemi e a degli interrogativi sulla corretta gestione del dato, perché la tecnologia, come dice l'acronimo ICT, è la tecnologia applicata sulle informazioni e peraltro su dati sensibili, quali i dati sanitari. E quindi, per esempio, un altro mito da sfatare è che mentre la spesa sanitaria, secondo una valutazione OCSE degli ultimi 10 anni, nei paesi OCSE aumenta del 4% anno su anno, per cui tutti gli stati hanno una lente di ingrandimento sulla spesa sanitaria, in Italia aumenta dell'1,6%. In Italia è il quart'ultimo paese della crescita esponenziale della spesa sanitaria, insieme all'Islanda. L'Islanda, che è un paese di cui si sa la popolazione è molto contenuta. Salto sulla ricerca, anche perché se ne parlerà oggi pomeriggio, e vorrei soffermarmi questi ultimi 2 minuti, quindi 2, sul discorso dei farmaci, quindi libertà di iniziativa economica con disciplina regolamentare della creazione e dell'erogazione dei farmaci. Ebbene, qui ad esempio lascio stare il problema delle sperimentazioni cliniche di medicinali, ma quello che mi interessa è che la promozione del farmaco avviene attraverso una particolare filiera di individui che sono case farmaceutiche, informatori scientifici e medici. Ebbene, lì si annida il virus, un virus della commissione di possibili reati, e quindi oggi stamattina è già stato fatto accenno alla disciplina del 231, ho citato alcuni esempi come farmatruffa a Bari del 2002-2004, dove una serie di imprese farmaceutiche sono state coinvolte per truffe nei confronti del sistema sanitario nazionale, avendo emesso una serie o essendo state colluse in una politica di emissione di ricette false a danno del sistema sanitario nazionale. Oppure il caso della clinica Santa Rita del 2007-2008, in cui si gonfiavano le prestazioni sanitarie al fine di ottenere un maggiore rimborso al sistema sanitario. Come vedete, il discorso del contenimento della spesa, che era qualcosa che vedevamo nella parte destra della chart, adesso lo si vede anche nei confronti della situazione della regolamentazione dei farmaci. Ma allora, e qui chiudo, come si fa a tenere sotto controllo questo universo di regolamentazione in cui si sovrappone normativa privacy con normative regolatorie di altri settori? Come può un'impresa, sia essa un ente ospedaliero piuttosto che un'impresa farmaceutica, a contenere il rischio di compliance legale? Bene, certamente non con informative o con i consensi, ma secondo quella linea che deve avere presa e che sta avendo presa con il 231, con il testo unico sulla sicurezza del lavoro, cioè entrando a stabilire, ponendosi come obiettivo la creazione di un modello organizzativo aziendale, dove i vari interventi di gestione, di analisi dei rischi, di gestione dei flussi informativi, dei ruoli e delle competenze, dei protocolli di controllo, siano elementi di un sistema organico che oltretutto vede i vari aspetti, i vari profili dei rischi aziendali. E quindi giungo alla considerazione dell'inizio del nostro discorso. Senza una corretta tutela dei dati c'è un ostacolo all'informazione, all'informatizzazione sanitaria, abbiamo una maggiore responsabilità amministrativa, o come si dice responsabilità penale, degli enti ospedalieri, e come c'è inevitabilmente una generale inefficienza del sistema sanitario, quindi un incremento dei costi senza un pari incremento di qualità del servizio.
per cui si ha uno stop dello sviluppo del paese. Ecco perché vi dicevo che a mio parere la tutela dei dati personali è una salvaguardia della salute dell'individuo e del sistema sanitario.